Ben ritrovati in una nuova puntata di Quattro Chiacchiere da Remoto. Oggi siamo in collegamento con il sindaco di Bairo, Claudio Succio. Benvenuto, sindaco Succio. Grazie a voi per questa opportunità, per la nostra comunità di Bairo, per poter così arrivare a tutte le famiglie del mio paese. Grazie Magda, grazie Andrea. È un piacere davvero. E c'è il collegamento un po' rallentato, quindi ci sono dei momenti di silenzio quando arriva la mia voce a quando arriva la risposta. Bairo è passata purtroppo da 0 casi a 4 casi in 3 giorni. Sì, diciamo che abbiamo avuto purtroppo per un lungo periodo nessun caso di Covid, poi purtroppo da ieri abbiamo 4 casi che sono, diciamo, operatori sanitari che operano, e 2 operatori sanitari e 2 pensionati che hanno, diciamo, contratto il virus. Abbiamo 2 ricoverati esattamente all'ospedale di Ivrea, diciamo non gravi, comunque sono ricoverati all'ospedale di Ivrea. Per fortuna non sono gravi. Bairo era partita per tempo, già con le consegne delle mascherine a fine marzo. Diciamo che ho cercato di gestire i problemi. Dall'inizio di marzo siamo già riusciti a chiudere la fontana per la distribuzione dell'acqua potabile, che mi è stata contestata moltissimo, la distribuzione dell'acqua sia gasata che quella naturale, ma sulle onde delle esperienze che ho letto, condiviso su tutti i vari protocolli, mi sono assunto da subito l'acqua potabile alla fontana per la distribuzione a tutte le famiglie, perché quello poteva essere un potenziale contagio. Successivamente, anche su indicazioni, diciamo, dei carabinieri, abbiamo chiuso il parco giochi, abbiamo chiuso il cimitero, che sicuramente è stato un gesto che non era nelle mie volontà, ma per garantire quella che era la sicurezza dei luoghi pubblici, abbiamo così chiuso questi 2 punti nevralgici per tutti i bairesi, perché erano sempre fonti non dico di interesse, ma di passeggiate. E adesso Bairo come sta rispondendo? I cittadini seguono le misure restrittive o sono più gli indisciplinati? Allora, Bairo, diciamo che ha recepito fin dall'inizio diciamo, i miei consigli, i consigli dell'amministrazione, i consigli dei carabinieri, e anche perché per una bella percentuale del paese è tutta una popolazione anziana che già di suo vive in casa senza, diciamo, fare vita sociale. Questo è sicuramente stato un punto di forza perché in Bairo diciamo, c'è pochissimo, in questo momento c'è pochissima vita sociale. Diciamo, sociale del paese sono quelli che attraversano Bairo, che passano da Castellamonte, vengono da Castellamonte per passare attraverso Bairo per raggiungere altri comuni. Altrimenti la popolazione di Bairo esce pochissimo e di questo ne sono grato perché hanno recepito il messaggio del sindaco e gli ho spiegato che le responsabilità oggi ricadono moltissimo su quelli che devono essere i distanziamenti, e proprio, diciamo, lo hanno recepito, diciamo, abbastanza bene questo messaggio da parte di tutta la comunità. Adesso avete aperto anche il COC, il centro operativo comunale, per dare sostegno alle persone contagiate che sono in isolamento a casa. Sì, diciamo abbiamo aperto il COC che fa riferimento sulle mie spalle in questo momento. Ci tengo anche a precisare che in questo momento che non ne ho ancora bisogno, non ho voluto coinvolgere volutamente
nessuno, Protezione Civile, delle associazioni, degli alpini, anche se tutti i giorni mi chiedono di essere messi, diciamo così, che si vogliono adoperare per la comunità. Perché questa guerra che stiamo combattendo purtroppo è invisibile e non voglio tempo. Io mi sono messo a disposizione tutta la giornata, giorno e notte, a disposizione della mia comunità, dove vado a fare la spesa, vado a portare il bidone dell'immondizia, perché ho istituito anche un protocollo che va oltre, condiviso con SCS, va oltre a quello che è il protocollo, diciamo, dettato dal governo, che sarebbe esattamente che porto nelle case un bidone per la raccolta indifferenziata tutta, che deve essere, diciamo, messa nei sacchetti, su di un doppio sacchetto, e poi sarà il sindaco ad andare a raccogliere personalmente in queste famiglie il bidone, e verrà, diciamo, portato direttamente in un'area comunale protetta, che avverrà la raccolta, diciamo, separatamente da parte di SCS nella giornata della raccolta differenziata. Tutto questo per evitare potenziali contagi da parte degli altri concittadini, per evitare problematiche. Davvero un sindaco tuttofare e che si spende al 100% per i suoi cittadini? Sì, diciamo che anche per quanto riguarda alcune famiglie che sono in quarantena volontaria, diciamo, da parte mia, tutte le mattine gli porto a casa quella che si chiama la spesa sospesa, che ringrazio che hanno capito il mio messaggio, da parte del comune, di voler di voler rimanere in casa. E io volontariamente, già alle 8:30 di mattina, gli porto a casa la spesa, quelli che ne hanno bisogno. Per quanto riguarda invece, quando prima parlavo del cimitero, ne abbiamo discusso in giunta, lo scorso sabato. Volontariamente, sia io, il vice sindaco, che l'assessore Olivetto, andiamo personalmente a innaffiare i fiori 2 volte a settimana, per poter, diciamo, tener vivo il ricordo dei nostri cari. Questo, diciamo, è una cosa che voglio fare, che ci tengo a dire a tutti i miei concittadini, che anche il cimitero, diciamo, non subirà, diciamo, degli strascichi in questo periodo. Beh, complimenti. E poi è partito anche l'iter per i buoni spesa per le persone in difficoltà. Sì, è stato gestito direttamente con una disposizione del sindaco, dove sono stati già distribuiti 3 buoni alle famiglie più bisognose, ma il plauso maggiore oggi lo voglio fare a quella che si è contraddistinta da 200 anni, alle famiglie di Bairo, che sono laboriose e che si sono messe a portarmi tanta. Portarmi dei sussidi, dei buoni spesa. Ho istituito una procedura nel paese e devo ringraziare proprio pubblicamente le 3 famiglie di Bairo, che mi hanno portato delle mascherine, dei buoni spesa che possono essere spese dalle famiglie più bisognose. Questi buoni vengono ritirati in comune, sottoscrivono, io faccio una verifica, diciamo, della situazione familiare, dello stato di famiglia, ma Bairo, c'è una grande fortuna che ci conosciamo tutti e a sguardi ci capiamo. Pertanto non ci sono neanche le, diciamo, distanze su chi fa la domanda e chi ha veramente bisogno. Questo mi fa veramente piacere, perché è vero che sono stati distribuiti 3 bea di quelli ufficiali dell'Ordinanza 658 del 29 marzo, ma sono già state distribuite anche esattamente 3 buoni spesa offerti dalle famiglie del di Bairo, offerti dalle famiglie più famose, che ringrazio pubblicamente. Chiudiamo con un messaggio ai cittadini.
Io penso che oggi il messaggio deve essere quello che la coscienza è il filtro delle proprie azioni e invito a capire che questa guerra si vince con l'intelligenza di stare distanti, uniti, e poi che questa unione la sento nei miei cittadini, perché si sentono tutti in dovere. Si sono sentiti tutti in dovere di aiutarmi e questo lo ringrazio. Ringrazio, diciamo, anche i miei dipendenti del comune, perché capiscono anche gli stati di stizza, di nervoso in certi momenti, quando ho delle sollecitazioni, diciamo, da parte delle istituzioni, da parte di richieste a volte impossibili da attuare. Il messaggio, come dicevo, la coscienza è il filtro delle proprie azioni. Se sappiamo metterlo, diciamo, in gioco, sicuramente ci saremo tutti. La famosa festa che ho cercato di programmare, appena finirà sicuramente questa guerra invisibile, in piazza, dove sarà partefice, diciamo, parte. Diciamo attore di quella che dovrà essere la festa di baci e abbracci, una festa che vorrò fare per incontrare tutti i miei cittadini e ringraziare quelle famiglie facoltose che oggi mi stanno veramente al fianco per aiutare le persone più bisognose. Questo è il mio messaggio, di continuare, di rimanere in casa, di capire. Passerò sicuramente nella settimana, nei giorni prima di Pasqua, da tutti per poterli, diciamo, salutare e portare un saluto personale. Grazie mille, Sindaco Succio, e continuate a seguire Obiettivo News per rimanere informati. Buon proseguimento di giornata.